Ciao a tutti ragazzi, io sono Bayon Gamer e anche oggi siamo tornati con un nuovo appuntamento di PES 2016 in modalità My Club. Bene signori, come avete notato in questi giorni sto portando solo ed esclusivamente Ball Opening. E oggi ovviamente non sarò da meno. Quindi eccoci qua ragazzi, gli stagioni speciali UEFA Champions League Stars semifinali. Devo assolutamente approfittare di questa situazione per cercare di prendere quanti più top player possibili. Quindi signori, anche oggi ci faremo altre 5 pescate con questo oggetto. Partiamo dal 53.2% di probabilità di pescare pollo nero, quindi contattiamo la gente, paga con GP e confermiamo. Si parte signori, si parte, vediamo un po', ho visto già un trenino, quasi quasi cliccherei ora. Sperando che si fermi proprio lì, perfetto, ottimo Konami, ottimo. Vediamo un po' chi è, non fa niente. Ok, tu sei Kolarov, serbo del Manchester City, ha 30 anni, alto 1,87, stile di gioco terzino offensivo, terzino sinistro, valutazione generale 82. Strano ma vero, ma anche negli scorsi ball opening ho iniziato con dei difensori. Ad ogni modo, confermiamo. Wow, guarda Kolarov, potenza tiro 92, calci piazzato 84, equilibrio 83, recupero palla 80. Inoltre c'ha tiro da lontano, tiro di collo, Veronica e cross calibrato. Non male, non male assolutamente. Va bene, aggiungiamo pure Kolarov a me per il My Club. E passiamo 36.3%. Cazzo, ho capito. Va bene, mi sa che beccheremo un pallone oro. Ad ogni modo, passiamo alla seconda pescata di oggi. Quindi, contattiamo la gente, paga con GP e confermiamo. Vediamo un po'. Ancora ragazzi, sperando che mi faccia un mezzo giro e si fermi. Mica che culo. Mica che culo. Vediamo un po' chi è. La scarpina mi piace. Fai giochetti. Pure Thiago ragazzi, spagnolo del Bayern Monaco, 24 anni, alto 1,74, stile di gioco sviluppo centrocampista, valutazione generale 88. Spettacolo di pescata, bella bella pescata, sono molto curioso, confermiamo. Wow, dribbling 92, controllo palla 90, passaggio alto 88, passaggio raso terra 87. Inoltre ha passaggio di prima, taglio alle spalle giro, Veronica e altre 5 abilità dei giocatori. A sto punto, se non ricordo male, mi dovrebbe essere rimasto soltanto Yaya Touré da pescare al centrocampo. Spero di non sbagliarmi. Intanto aggiungiamo pure Thiago a Melby My Club. Minchia, 34.2%. Va bene, passiamo alla terza pescata di oggi ragazzi, contattiamo la gente, paga con GP e confermiamo. State spin, vediamo un po'. Stanno tutti a cazzo di cane ragazzi, stanno tutti a cazzo di cane, questo sarà pallavolo, fidatevi. Intanto che dico qua, vai, stanno due vicini passati e oro. E ora va bene, vediamo tu chi sei, sei bruttissimo, sei Oliver, spagnolo dell'Atletico Madrid, da 21 anni, alto 1,75, stile di gioco classico numero 10, trequartista, valutazione generale 78, va benissimo, ok, mi fai alzare di parecchio la probabilità di pescare un pallone nero, confermiamo, aggiungiamo il mio club. E infatti, siamo al 40.9% ragazzi, quarta pescata di oggi, contattiamo la gente, paga con GP, confermiamo. Vediamo se ci sta qualche trenino, ho visto uno di 4, qua ci stanno 3, clicca ora ragazzi. Dai, ci ferma, vaffanculo. Oh, Fly, chi sei tu? Sei Saul, spagnolo dell'Atletico Madrid, da 21 anni, alto 1,81, stile di gioco onnipresente CLS, valutazione generale 76. Confermiamo, aggiungiamo il mio primo club. Bene ragazzi, dobbiamo fare l'ultima pescata di oggi col 50.9% di probabilità di pescare un pallone nero, quindi 50-50, siamo là. Ok, contattiamo la gente, paga con GP e confermiamo. Dammi qualche bel trenino. Quasi. Ragazzi, clicco ora.
Vai. Rallenta. Ah, vaffanculo. Ah, spero sia l'ultima palla oro questa, ragazzi. Lucas Vázquez, spagnolo del Real Madrid, 24 anni, alto 1,73, stile di gioco nerd, CLD, valutazione generale 78. Va bene. Io però sono curioso di vedere le percentuali ora. Confermiamo. Aggiungiamo al mio Bimai Club. Wow! Ragazzi, il prossimo ball opening ripartirà dal 67.5% di probabilità di pescare un pallone nero e credo siano rimasti solo i top come palle nere. Quindi Robben, Yaya Touré, tipo, Io vi consiglio di non perdervi il prossimo ball opening. Detto ciò ragazzi, io concludo qui anche questo episodio come sempre. Spero che il video vi sia piaciuto, quindi invito a lasciare un bel pollice su e commentare. Alla prossima, ciao! Your love.